domani sarà presente una delegazione della CGIL, non sarà perché noi quando i ministri ci convocano andiamo, non sarà presente il sottoscritto, cioè in questo caso in qualità di segretario generale della CGIL, perché il tavolo di trattative è qui, qui c'è il tavolo, c'è la presidenza del Consiglio, qui c'è stato detto che oggi è rappresentato tutto il governo, del resto tutte le forze politiche che sono presenti nel governo oggi erano presenti e quindi il segretario generale discute e parla con la presidenza del Consiglio perché la legge di stabilità è una. Però che segnale è che ci siano due tavoli che svolgono in teoria lo stesso compito con due capi? Ma guardi che questo non è un problema nostro, è un problema del governo. Quindi il problema, noi, per noi la legge di stabilità deve essere una e c'è stato ribadito anche questa sera, così è stato aperto, che la sede in cui si discute la legge di stabilità è la presidenza del Consiglio. Quindi anche noi, il Consiglio oggi le ha detto è questo il nuovo. Non a me, non ero da solo. Oggi è stato chiarito che la sede in cui si discute la legge di stabilità è la presidenza del Consiglio. Del resto era quello che c'era stato detto tre giorni fa. Quindi io vado come segretario generale dove si discute questa situazione. Una delegazione anche domani. Perché noi tutte le volte che un ministro convoca il sindacato è sempre andato e sempre sarà presente e avremo modo anche domani di dire quelle che sono le posizioni unitarie. Del resto su questo anche oggi noi abbiamo ribadito la piattaforma unitaria che CGIL e CISL e UIL hanno presentato e che in questi mesi è stata anche sostenuta con la mobilitazione, quindi per noi c'è un elemento di coerenza molto precisa. Senta, però lei la prima volta è andato al tavolo del Ministro dell'Interno, giusto? Quindi si è fatto un'idea del motivo per cui il Ministro dell'Interno sta anche lui raccogliendo questi incontri con le parti sociali? Guardi, io la prima volta sono andato perché qui non era ancora iniziato il confronto che doveva iniziare e, come abbiamo sempre fatto, qualsiasi convocazione che era stata avanzata siamo andati. Nel momento che parte un tavolo di confronto con la presidenza del Consiglio e quindi con il rappresentante del governo deciso dal governo, non siamo noi che decidiamo le controparti. Per me la forma è sostanza. Se il governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio, io segretario generale parlo col Presidente del Consiglio. Se mi viene detto che questa è la sede, Palazzo Chigi, che dovrebbe essere così anche per il governo, non solo per me, che è la sede che prendono le decisioni, io mi muovo in questa direzione. Penso che sia un fatto normale, non di persone, di ruoli, e per me la forma è sostanza, punto. Chi domani, chi vivrà, vedrà. Domani chi va a questo incontro vedrà. Per quello che ci riguarda, per la CGIL, ma anche per le altre organizzazioni, noi abbiamo una piattaforma e siccome il ministro Salvini ha deciso di non partecipare, lui che fa parte del governo a Palazzo Chigi agli incontri, gli daremo le proposte che abbiamo presentato a Palazzo Chigi, così tutti le sanno e nessuno può dire che non conosce quelle che sono le posizioni del sindacato.